Salute ragazzi, una volta bentornati sul canale di Non Treppio, bentornati in un nuovo episodio di Mr. Prepper. Allora ragazzi, siamo qua con Mr. Prepper per continuare la nostra avventura. Io non so se oggi viene il tizio a controllarci, ma penso... No, è già venuto, perfetto. Però domani mancherà l'acqua. Ok, allora oggi ragazzi, come detto, non so che, neanche che cacchio abbiamo piantato. Poi avevamo fatto questo bunker della Madonna, però... Nel prologo si poteva andare, ma qui no. Quindi perché fare sta cosa grande? Scusa? Non ha senso, no? Vabbè, raga, allora vediamo se si può fare una scala che scenda. Non abbiamo metallo. Ok. Possiamo fare per favore qualcosa che mi crei metalli? Ecco, tipo una fornace, sarebbe fighissima la fornace. E però dove la mettiamo? È quello il punto, no? Vorrei fare un'altra stanza qui per metterci la fornace qua di fianco. Però io vorrei tenere queste cose. Non ho metallo per fare la scala per andare giù. Posso... Aspettate un attimo, vediamo un po', datemi un attimo. Posso sciogliere il metallo? Dai, questa qua. Fammi da metallo, scomponi. Un po' di metallo ce l'abbiamo perché possiamo scomporre ste robe. Perfetto, scomponi, scomponi tutto. Siamo messi. Il cibo, ok, ho capito, il cibo. Andiamo a mangiare, Mr. Prepper, vai tranquillo. Ora possiamo farci la scala per andare giù di qua. Nemmeno sfruttiamo anche questa, cioè la scala la facciamo dritta. Allora, equipaggiati per favore di Mr. Prepper con una scala, però comunque la fornace la facciamo lo stesso. Costruisci. Lo so ragazzi che la cam lì non è proprio l'ideale, ma Mr. Prepper è pieno di ste robe. Cioè, potrei mettere... L'unico posto dove potrei mettere la cam è qui, guardate, aspetta. Qui c'è cam, qui. Posta tutto, ok. È più o meno qui. Qui potrebbe andare... O se no qui. Ma qua non si legge. Qua copre. Vede, copre sempre. Qualsiasi cosa lo copre. Vabbè, ragazzi, stiamo qua. Stiamo qua e vabbè. Allora. Anche se è un po' bruttina lì, ma. Ci sta. Qua costruisci. Si vede, sì, più o meno. Allora. abbiamo scomposto ste robe. Io direi di andare a mangiare attualmente. Così. Consumiamo. Proverei a. Vabbè, mangiamo questo. Mangiare un'altra. Proverei un attimo a lasciare, ragazzi, il cibo e provare a consumare più o meno quello che abbiamo. Ma beviti anche sta roba, dai. Sparati sta roba. Ok, perfetto. E come detto, proverei a tralasciare un attimo il cibo perché ne abbiamo veramente tanto. Non so più dove metterlo. E quindi la scala adesso. Proviamo a mettere. Ma ce l'avevo già. Cacchio, ne avevo già fatta una. Sono un coglione. Allora. Non posso scendere. Ah, beh, ovviamente. Sì, giusto. Costruisci un altro bunker qua sotto, no? Allora, questo qua. Poi uno qua, uno qua. Lo facciamo sempre da tre. E farlo anche da quattro, sapete. Così abbiamo tutto. Beh, ma per la forna. Ma sì, ma fallo da quattro. Ma che ti frega, dai. Così qua magari possiamo metterci tipo delle serre, delle robe grandi. Se c'è la stanza doppia un motivo ci sarà, no? Così intanto raccogliamo anche un po' di terra. Ah, tra l'altro questa qua è la nostra cosa dei materiali, ma vedo che non pesano mai i materiali. Praticamente io li ho messi dentro la workbench, ma sapete che quasi quasi li tiro via da lì e me li porto sempre dietro perché a sto punto... Adesso l'hai messa? Yes. Ci vorrebbero un po' di luci qua, ma andiamo a vedere se riusciamo a metterne almeno una. La regge, sì. Possiamo anche metterla qua. Ne possiamo mettere un'altra qui di luce. Magari. Ok. Questa è la bella stanzona, eh. Perfetto. Andiamo qua su, raga, e andiamo a... Aspetta.
Ma come, è già stanco, Mr. Prepper? No, Mr. Prepper non può essere stanco. Adesso che dobbiamo fare la fornace, sei stanco? Cosa ci mette a farla? Porca troi! Beh, senti. E le abbiamo, usiamole. Eh no, raga, cioè, dobbiamo per forza farla sta fornace, no? Utili, mangia. Guardatene una. Ok. E sì. Diciamo che qui creiamo. Che creiamo? La fornace la crei? 3 ore. Mamma mia. Voglio fare la fornace, me la fai? Vai. Oh. Vai, vai, Mr. Prepper. Beh, lavorare è un po' sospetto di notte, però. Capisco benissimo che lavorare di notte è sospetto. Poi un'altra cosa che io volevo craftarmi, raga. Ma perché non ci sta? Scusami. Ok. Qui la. Qui. Vai, Mr. Prepper. Buttala lì. Grande. Adesso con questa roba qua possiamo craftarci. Niente. Bene. Andiamo a vedere qua su, ragazzi, nella cassa se possiamo mettere qualcosa qui per craftare delle robe. Questa roba qua, oro. No, andiamo a vendere questo. Forse si può fondere, no? Vabbè, allora a sto punto, ragazzi, come detto prima, sti materiali qua tanto non pesano niente nell'inventario di Mr. Prep. Prima me li porto tutti dietro, così perlomeno ce li abbiamo. E sti cacchi, cioè non ha senso lasciarli là. Magari mi servono in giro. Allora, questi li puoi mettere qua. Sì. Perfetto. Quindi adesso possiamo fare. Che serve qui? Fondere. Ah, ci mette il legno. Ok, va bene. Per fondere serve il legno. Va bene, va bene, va bene. L'ultima cosa. Io dovrei attrezzarmi, ragazzi, con una torcia. Il caschetto. Non c'è il caschetto per andare alla miniera. Lampada, fioriera, secchio. E il metto da minatore. Ah, serve elettronica? Io ce l'avevo questa elettronica. Aspetta, avevo fregato al tizio la radio, tipo, no? Anche il telefono. E se io andavo a dormire. Aspetta un attimo, prendi sta radio e sto telefono. Ok. E li scomponiamo. Qua ci dà 2D elettronica, quindi vai. 39, sì, lo so, lo so. Componi, vai. Aspetta, Mr. Prep, perché prima facciamo l'elmetto, poi ci pensiamo. Usci l'elmetto. Mr. Prep, ce la fai? Sì. Dai, vai a dormire. Dormi. Sperando che ce la faccia in tempo a dormire, perché questo va a letto ma sviene a letto praticamente. Vediamo. Sì, ce la fa, ce la fa. Ottimo. Ok, la seconda giornata mancherà l'acqua, vero? Quindi niente. Dobbiamo prenderla in realtà. Torno qua. Però vedo che piove fuori. Dovrei fare anche dei secchi per raccogliere l'acqua piovana. E manca l'acqua, capito? Sì, va bene, ho capito. Questo non l'abbiamo fatto noi, i secchi per raccogliere l'acqua, giusto? No. Però non so come si fa. No, uno c'è, in realtà. Ah, vedi? Uno c'è. Allora, mangia. Mangia. Basta così. Vabbè, allora possiamo prenderlo, il nostro secchio. Ah, una ce ne dà? Alla. Che cacchio! Farne di più! E più secchi, scusa. Che cacchio sono sti secchi per. Allora, secchio. Me li faccio tutti. Ah no, serve il metallo per farli. Cazzarola. Qua l'ha fatto il metallo. Deve finire ancora. Deve ancora finire, credo. Forse no, l'ha fatto. Boh. Niente, dobbiamo andare in miniera, ragazzi, a fare sto metallo. Ok, no, l'ha fatto. Perfetto, perfetto. Mi servono più secchi allora, scusa. Secchio. Facciamoli tutti. A questo punto ne mettiamo 4.
Tanto il rubinetto ce n'è da 4, ogni secchio ne dà uno, noi ne facciamo 4. Ne hai fatti 4, ne hai fatto uno, no? Ne hai fatto una barbonata, Mr. Prepper, dai. Ok. Ho già ultra stanco, ma va bene. Andiamo a piazzarli quassù. Allora, ne mettiamo uno qua. E non si vede, Mr. Prep. Dove cacchio lo stai piazzando, sto secchio? A ferra. Ok, me lo metti per favore là dietro? Niente, Mr. Prep, cavati dai valle, per favore. Allora. Non si vede, c'è proprio l'icona davanti. Non è che. Lo metto qua. Ok, mettilo lì, sti cazzi. Ok, mettiamolo qua. Mettiamolo qua. Ok, l'icona. Ok. Perfetto, adesso sono 4. Questo qua me lo puoi prendere. Terra. Lo metti qua con gli altri. Ecco qua. Abbiamo un po' di secchi qua, così si riempiono. Andiamo a vedere poi. Cede. E fai un riposino, dai. Cazzo è successo qua? Posta? Una lettera. Lettera. Lettera, scusa. Leggi. Signor Prepper, solo una breve nota. La mia fonte in agenzia mi dice che l'uso dell'acqua verrà aggiunto alle cose controllate durante l'ispezione. Si può notare eccesso eccessivo. Per favore, presta attenzione. Adesso me lo dici, cioè io volevo prenderla. Per il fatto. Tutte queste lettere qua, ragazzi, devo trovare un posto dove metterle, perché, cioè, è assurda come cosa, no? Quel protocollo domiciliare. Sì, dormi per un attimo. Il giornale, abbiamo ancora una scala nell'inventario. Dobbiamo mettere giù un po' di roba prima di andare in miniera, aspetta. Devo farmi sta cassa, eh. Questi li possiamo vendere. Questi no. Allora, la benzina la mettiamo giù. Però scusa, sta benza. Vedi? Mettila qua. Giornale lo vendiamo, sta roba qua non pesa. Mettiamo giù la scala. Ma non è adatto. Vabbè, ascolta. Mettiamo qua la scala. Non so se pesi la scala, penso di sì. Beh, non importa, magari, però. Ce l'ho lì, ma magari. Ah, l'acqua, scusami. Abbiamo l'acqua nell'inventario noi? L'abbiamo appena messa giù. No, ce ne abbiamo una. Dimmi tu, ti mettila qua. Ok. Abbiamo raccolto 3 barbabietole. Non è ancora pronto. Bene. Qui no. Sono materiale, 3 barbabietole vanno bene. Questa roba qua. Le metto da minatore. Come si fa ad equipaggiare? Equipaggia. Oh! Perfetto! Grandissimo! Allora, mettiamo giù sta roba che abbiamo praticamente raccolto. Andiamo in miniera adesso. Allora, fai così. Cosa che ci possiamo fare anche in miniera? L'elmetto ce lo siamo fatto. Cosa che sia a posto. Dov'è la miniera qui? Vendi sta roba. $20. Mamma mia, che schifo. Pietra, no, non commercio pietra, mi dispiace. Tappeto mi dà. Avevamo nell'inventario noi. Da vendere ancora, avevamo un'altra roba. Ah, il giornale, scusa. Si vuole il giornale? Assolutamente no. Affanculo. Vabbè, mettiamolo qua. Semi esche, c'è un po' di tutto. C'è anche il cibo marcio. Cibo marcio però. Non la voleva la vecchia, la cibo marcio? Aspetta un attimo. Jenny. Sì. Non so se mi servirà, però io glielo vendo. Ok. Andiamo in miniera. Vai. Bene. Siamo a posto con la Q. Cambiamo. Piccone. Bene. Non so se la mia mazza ammazzerà qualcuno oggi. Però.
Allora, andiamo a livello 2 perché il livello 1 l'abbiamo già visto tutto praticamente. Allora, qui sta scavando ancora, perfetto. E non posso arrivarci. Quindi. Livello 2 qua non c'è mica niente, no. Però abbiamo. Cioè, avevamo il nostro elmetto adesso, no? Ok. Mettiamo sta roccia, andiamo a vedere che cacchio c'è qua. Ah no, col piccone. Con l'altra. La Q, ok. La mazza, no? Bene. Poi mettete il piccone. Ah, si è rotto la mazza. Guarda. Ah, afferra? La Madonna, è una roccia della Madonna. Ok. Ok. Per dire, ma. Adesso però io ho solo il piccone. Non vorrei usarlo per. Cazzo. Appena detto che non vorrei usarlo per accoppare la gente, mi dai tipo. Ah, il piccone fa. Fa più danno del. Vabbè. Di Gesù. Basta per favore. Ancora? E niente. Bene. Ok, speriamo che non diventi rosso sto piccone. La sminiera. Terra. Abbiamo trovato il passminiera. E secondo me ci può essere utile per andare all'altro livello, tipo al livello 3. Miniera. Che è successo? Sono stanco. Di già. Mamma mia, che due palle, però, Mr. Prepper, dai. E proviamo ad andare di qua. Cos'è questo? Un funghetto? Ispezione. Oh, è oro. È a ferra. Posso arrivarci? Perché? Ah, è tutto qua, qua per prendere solo quest'oro qui. Peccato. Ho ucciso un po' di ratti. Cos'è qua? Ah, ok, ce n'è un'altra. Quante cavolo? Allora, ce ne sono le ultime due, penso, no? Una qui e una qui. Ok. Va. Bisogna tenersi in mente, raga, che non vedo più niente. Vedo tutto sfocato perché è stanco. Sto maledetto. Dai, resisti, resisti, Mr. Prepper. Resisti. Possiamo tornare indietro adesso. Per i funghi. E giù. C'è una cassa, però. Attenzione, un breve sonnellino. Un breve sonnellino. Apri. Questa roba bella. Ah, granata! Cazzarola. Serio. Pure granate, Mr. Prepper? Eh no. Allora, aspetta un attimo, ragazzi, che purtroppo dobbiamo tornare indietro. Sali. Ok. Sali. Sali. Molto bene, andiamo a mettere la benza qua dentro allora. Ho capito, dammi un attimo, no? Porcaccio 2, dagli un attimo. Allora, mettiamo questo, prendiamo tutto. Non è che possiamo prendere chissà che, ma prendiamo tutto, si fa per dire. Andiamo all'entrata e andiamo a casa perché qua stiamo morendo. Morendo. Punto. Da soli così. Andiamo a casa, non so se faccio in tempo però. Scusa. Dai, dai. Dove vuoi? Ah, scusa. Commercio. Prendi tutto. Addio. Andiamo a dormire. Forza, dormi. Riposa, Mr. Prepper, riposati. Vara lì. Stai morendo malissimo, riposati. Ah. Non si sente preparato, effettivamente. Dormi. Ok. E l'acqua stavolta c'è. Però possiamo prenderla, no? Oh, bene, bene, bene. Allora, ok.
L'acqua, ragazzi, la prendo e sti cacchi ce la controlla. Non me ne frega assolutamente niente. Troppo pesante. Va bene. Andiamo giù. Qui abbiamo della carne di ratto. Cos'è? Ratto arrosto. Mangia. Quella, ma do. Mangia. Però ho capito. Funghi. Questi. È un disastro qui. Cioè, non è che. Cosa abbiamo? Ah, le scatolette anche. Vabbè, ascolta, ma le scatolette devono per forza stare in frigo, no? Scusa. Niente, è troppo pesante. Vabbè, ascolta, Mr. Prepper, non ti va bene niente, quindi per evitare la pesantezza qui, vediamo. Dove abbiamo preso tipo delle rocce, robe varie? Ah, questa, eccola qua. Componi. E poi abbiamo del ferro. Lo metterò qua giù. Ok, il ferro. Fondere. Grazie. Bene. Vai su. Sono le carotine. No, Mr. Prepper, dove cazzo vai? Sto cliccando qui. Qui sto cliccando. Quindi ste carote, ok. Oh, bene, bene. Allora, e anche sta roba qua dovrei mangiare perché sta andando un po' a male. E però se io metto le carotine qua, i funghi non ce ne stanno più. Aspetta, però potrei fare così. Ecco perché vi dicevo che dovevo consumare un po' di roba. Se io cucino questo. Ok. Apro il frigo. Questo qua lo metto qua dentro. Magari me li. Ecco. Io così volevo fare. I funghetti me li metti un attimo qui. Qua poi me lo mangerò. Le bacche le vendo. E le scatolette tipo cos'è? Tipo cibo. Razioni da campo. Le metto qui, tanto queste non è che scadono, no? Cioè, non è che vanno a male se stanno anche fuori dal frigo, sono scatolette. Quindi, Jenny, vado a vendergli le bacche. Molto bene. Basta. Siamo a posto perché siamo così pesanti. Abbiamo. Che pesa. Le bombe. Mamma mia. No, le bombe no. Tutte giù. Giuste bombe, scusami, eh. Le bombe. Dai. Mi seri. 10 di oro? Ok, andiamo a vedere anche l'oro. Vedete che però non lo so se venderlo oro oppure no. Perché secondo me l'oro poi prima o poi ci servirà. Però lui mi dice che è solo per essere venduto. Secondo me no, dai. A vender l'oro. Allora, porca miseria, guarda l'oro. 50 dollari ozzi. Questi grandi 65 dollari ozzi. Potremmo comprarci un libro. Questa roba. Giardiniere impara a far crescere le piante più velocemente. No. E Atlas impara a portare più peso. Ecco. Questo è buono. Impara a creare più velocemente. Questo ce l'ho già. Libro di costruzioni. Scopri come costruire stanze più velocemente. Va bene. Ma io non ce l'ho però. Cioè, adesso fatemi vedere. Non ce l'ho la skill di costruzione, no? E il libro l'ho comprato. Lo cacchio sta? Io non mi ricordo dove l'ho messo. Qua? No. Aspetta, Ciccio, che adesso vengo a vedere. Io il libro mi dice che l'ho comprato, no? Prendi tutto.
Commercia con quello della miniera. Questo. No, non l'ho comprato. Cioè, è ancora lì. Però io proverei quello più peso. Questo. Ma che costa 100? Mamma mia, commercia, dai. Vabbè, non potevi prendere. Mi costa un botto. Allora, qua come stiamo messi? Qua già finito? Ma fa prestissimo sta roba, no? Vediamo un attimo. Ok. Fornace. Questo è metallo. Pietra. Legno. Tessile. Tessile nella fornace? No. La terra? La fornace ci può far qualcosa? No. Che dice? Rapper qua? Il contenitore non è adeguato. Pietra? Pietra è adeguato però, eh. Sì, però no, non tutta la mia pietra, per favore. Metti una ventina. Oddio, così almeno me ne rimangono sette. Anche perché io ci devo fare il razzo. Cioè il silos. Fondere. Poi trasformarli in vetro in una fornace. Ah, ci facciamo il vetro. Ok. Bene, perfetto. 20 di vetro. Il nostro problema con il vetro è finito. Ho presi, vero? Sì. Ho preso le carotine qua, vero? Sì. No, no, basta piantare semi, basta. Cioè, no, ho rotto le palle. Allora, trovo la giacca di Bob, va bene. Trovo un contatore Geiger, va bene. Ripara la funivia a livello 3. Porta 8 guaranà a Jenny. Vabbè, 8 guaranà glieli possiamo anche portare. Anche, vabbè, 7 ne abbiamo. Beh. Ma vi rendete conto? Aspetta che arrivi al postino un attimo. E... Grazie. Prendi sto libro. Scusami, leggilo. Eccolo qua. Puoi portare di più. Ok, ma è illegale sto libro? Posso rivenderlo io? Pesa 1, eh. Non so se posso rivenderlo a qualcuno, sti libri qua, una volta imparati, ma penso di no. Va bene. Spero che non sia sospetto il libro per portare più peso. Vabbè, uno che gira con un elmetto da minatore e un cacchio di piccone in mano è un po' sospetto, però, eh. Tu giri con l'elmetto da minatore con la luce qua, col piccone in mano per la città. Un po' sospetto lo è, dai. Allora, questi qua non li prenderei perché non so dove cacchio mettermeli. E devo andare a livello 3, perché ci sono i guaranà a livello 3. Ah, la mazza non ho fatto, vedi. Prendiamo il guaranà. Prendiamo il guaranà. Prendiamo il guaranà. Grazie. Ok, ma sì, prendine uno in più, dai. Perfetto. Afferra, guaranà. Lo portiamo a Jenny. Vai. Andiamo a vedere se Jenny. Tanto che passiamo, prendiamo anche questi mirtilli che vanno sempre bene. Poi avevamo preso tutto, vero? Qua. Ma prendili sti cosi. Ah, è vero. Devo premere il tasto. Scusa. Chi c'ha? Oh, quindi dai nomi a tutte le tue piante? No, tesoro, sono un erborista. Raccolgo le piante, le asciugo, le trito, le cuociono. Cuociono chi? Le spremo, le brucio, eccetera. Quindi no, non do i nomi a tutte le mie piante. Va bene, allora com'è speciale, Bob? Bella pianta, eh. Poi si chiama tutti Bob. Ebbene, Bob è un amico. E per favore, sii gentile con lui, è sensibile, ha una buona memoria. Sta parlando della pianta, eh. Ok, quindi piacere di conoscerti, Bob. Anche lui è contento, non rovinare tutto. Niente, questa parla con la pianta, cioè.
È quello che mi serviva? Eh sì, è un'ora che sto qua. È figlia di ste cose. Penso che questi siano i frutti che stavi cercando. Corretto, li vedi Bob così rosso, così maturo? Grazie mille. I miei primi tè coi funghi che hai portato dalla miniera si sono rivelati una benedizione mista. Mista così, vabbè. Mistica forse. Hanno aiutato i miei amici a rimanere svegli, ma anche... Che mi ha anche resi un po' sfocati. Non l'avrebbe mai detto. Quindi per ora mi limiterò agli ingredienti più testati. Ho bisogno di più frutti di guaranà. Ne coltiverò un po' da solo, ma non ho molto spazio. Saresti così gentile da prendere alcuni di questi semi e iniziare a coltivare anche loro? Immagino di poterli aggiungere alla mia piccola piantagione di hobby al coperto. Ah, ok. Splendido, per favore, torna con un raccolto. Va bene. Pianta 4 semi di guaranà. Prova la giacca di Bob, ripara la funivia e piantare questi semi di guaranà. Vabbè. Allora. Andiamo a casa, proviamo a piantare questi semi. Allora. Però io la piantagione la farei sempre qui, eh. Quindi. Oh! Oh, cacchio. Larga 4, sì. Così facciamo le stanzone belle grandi, dai. Costruire. Prendiamo un po' di terra, ma vabbè. Tra l'altro anche la workbench qua non è proprio comodissima, perché tutte le volte dovete andare su a costruire le robe. Quindi io direi che la workbench potrei anche cominciare a provare a metterla qui, in basso, o qua su. Vabbè. L'abbiamo fatto? Ce l'hai fatta Mr. Prepper qua a fare sta roba? Molto bene. Sì, lui ce l'ha fatta. Però l'unico problema è che adesso mi serve un'altra di quelle piante, di quelle... Quelle luci da coltivare. Anche generatore a vapore abbiamo, bene. Allora mi serve la luce questa. Però mi serve la plastica e vetro. Ma il vetro l'avevamo fatto qui. Adesso ragazzi ci salutiamo. Perché qui si è fatta una certa. E il nostro Mr. Prepper deve andare a dormire. Oggi abbiamo fatto 3 giorni invece di 2. Quindi riceviamo il coso. Ma sappiamo che ci manca la plastica. Quindi direi attualmente di andare ad ordinare della plastica se riusciamo. Qui dove cacchio è che la vendi tu? Ecco, tu vendi la plastica, vero? Sì. Compra sta plastica. Maledetto. Anche la scala vende, va bene. Possiamo commerciare con lui. I nostri soldi siamo in bolletta sparata. Noi andiamo a letto, dormiamo ragazzi e noi ci vediamo al prossimo episodio con Mr. Prepper. Grazie a tutti per essere stati con me. Non vi dimenticate il like, no, ragazzi. È importantissimo, se volete supportarmi a costo zero e noi ci vediamo con il prossimo episodio. Grazie a tutti per essere stati con me. Ciao ragazzi!